Bentornati a tutti Focus Certificate. Allora, affrontati i consigli del nostro amico trader, andiamo a vedere un po' nel dettaglio come si stanno comportando i prodotti. Nel particolare, cosa analizziamo questa volta, Ma andiamo a Paolo? vedere, io mi sono segnato qui tre bonus certificates, anche perché ho notato un paio di particolarità che ci permettono di spiegare ai telespettatori forse un po' meglio il funzionamento, oppure qualche caratteristica particolare del funzionamento. Allora, io vado sul sito. www.investimenti.unicredit.it. Allora, prodotti e quotazione, Prodotti e quotazioni, bonus bonus certificate, certificates eccoli come qua. categoria. Cosa prendiamo? Prendiamo ad esempio un ENI, un sottostante ENI. Allora, ok. Questo mi premeva far vedere una cosa. Abbiamo sempre detto che in presenza di pallino rosso vuol dire che il certificato ha già toccato la barriera, mentre con il pallino verde il certificato è ancora in grado di pagare a scadenza il bonus. Andiamo a vedere proprio il primo. Ha già toccato la barriera. Noi l'abbiamo visto qualche settimana, nelle settimane precedenti, e soprattutto l'abbiamo analizzato anche quando ha toccato la Certo. barriera all'epoca, e avevamo visto un grosso calo delle quotazioni. Negli ultimi mesi, settimane barra mesi, è comunque rimbalzata ed è salita. Andiamo a vedere adesso che prezzo sta battendo il certificato in questo momento. 85,02 in 85,02. Per denaro. spiegare proprio il funzionamento, vediamo lo strike di questo certificato è a 17 rotti. Cosa vuol 46. dire? Vuol dire che nel momento in cui è stato emesso questo certificato, il sottostante valeva 17 e rotti. Ok. E il certificato è stato messo a un prezzo di 100 euro, è stato quotato sul mercato. Nel momento in cui ha perso la sua componente bonus e la barriera è stata toccata, vuol Sì. dire che il sottostante è sceso, la barriera l'abbiamo a 12, io leggo male, a 12,22. 22. Nel momento in cui il sottostante comincia a risalire, e quindi già adesso lo troviamo a 16, vediamo che il prezzo del certificato comincia Risale. a risalire. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando ENI, scusate, sarà più o meno sul prezzo dello strike, quindi intorno ai 17,5, il prezzo del bonus ritornerà sui 100 euro. Però non pagherà più il bonus. Però non pagherà più il bonus. Però io ho ricevuto parecchie domande che mi chiedevano: ma come posso fare io a calcolare il prezzo del certificato quando ha già toccato la barriera? E proprio questo lo mettiamo in relazione allo strike. Quando il Ho sottostante è sul livello dello strike, il certificato vale 100. Quando il sottostante è sotto lo strike, il certificato vale sotto 100, sostanzialmente. Andiamo a vedere anche, ad esempio, gli altri due, per fare l'esempio, capito. i due sotto Alla scadenza che hanno 07/12/2012, la barriera 9,254, lo quindi una strike barriera a più 13, bassa. esatto, lo strike a 13,22, il bonus a 117, adesso lo compriamo a 114,2. Vedi come questo ha ancora la componente bonus, quindi mi pagherà 117 a fine di quest'anno. Okay? Il sottostante è rimbalzato, si è allontanato dalla barriera e il prezzo del bonus è già a, scusami, non mi ricordo cosa mi hai detto, 114? No, scusami, 114,22. A 114, quindi vuol dire che sta già, tra virgolette, scontando il pagamento del bonus. Chiaro. Più è lontano dalla barriera, meno sarà redditizio, perché io vado a investire 114 per incassare 117, Chiaro. quindi circa meno del 3% in percentuale. Però dall'altro lato ho un rischio molto minore, perché la barriera è a 9. Trovo interessante invece il 2013. Il Allora, abbiamo detto. 2013, avendo una scadenza di un anno più lungo, c'è più probabilità, tra virgolette, che possa toccare la barriera. Certo. E quindi deve incorporare un bonus maggiore. No, ma trovo interessante il fatto che adesso lo si acquisti a 118 e il bonus lo si trova a 138. Va bene Assolutamente. che è più lungo di un anno, di 12 mesi, scadenza 06/12/2013. Tuttavia non è come il precedente che lo acquisti a 114 e il bonus al massimo è Ma 117. noi facciamo il ragionamento. Proviamo a immaginarcelo su una linea temporale. Viene emesso a 100. Più passa il tempo e più mi avvicino alla scadenza, e sono comunque lontano dalla barriera, il certificato andrà verso il prezzo del certificato andrà verso il bonus. Con un anno
con 11 mesi rimasti per il primo, il certificato è già a 114, si sta sostanzialmente avvicinando molto al bonus, mentre il due anni, l'orizzonte temporale di 2 anni è sempre stato emesso a 100, quindi è passato da 100 a 118. Si sta avvicinando anche lui al suo bonus di 138. Ah, tu dici che magari fra un anno arriva a 136, 134. Assolutamente, sì, se l'andamento del sottostante ovviamente ne giustifica. Però questo mi può far fare un'altra riflessione, o può far fare un'altra riflessione ai telespettatori. Se io l'avessi comprato all'emissione, l'avrei comprato a 100. Adesso potrei già rivenderlo a 118. Se io fossi contento della performance realizzata, questo 18%. È stato messo a metà 2011. Quindi in 6 mesi avrei realizzato un 18% di performance. Se io fossi contento di questa performance, lo posso rivendere sul mercato al prezzo in denaro che c'è in questo momento e affacciarmi a un nuovo investimento. Va bene, senti, visto che abbiamo parlato un po' di materie prime, andiamo a vedere qualche bonus sulle materie prime. Ci sono, io vedo un S Oil and Gas, dimmi tu. Sì, allora, è su un indice settoriale di materie prime. Le materie prime, sostanzialmente noi i certificati sulle materie prime li esprimiamo in benchmark certificates che replicano la performance. Questo per dare cosa? Per dare la possibilità agli investitori di diversificare il portafoglio. Una singola negoziazione sul mercato italiano, vado a comprarmi una materia prima e diversifico il portafoglio. Per quanto riguarda il bonus, i bonus l'abbiamo cominciato a emettere su indici settoriali e abbiamo anche deciso di emettere su indici energetici, in questo caso l'oil and gas. Il funzionamento è lo stesso, quindi io avrò una barriera, avrò uno strike e avrò un bonus, quindi un rendimento a scadenza. Sì, non è ancora stata toccata nessuna barriera su questi tre prodotti. Vedo il primo, la scadenza è 04/11/2012, la barriera 236, lo strike a 337, ma l'indice è un indice... È uno Eurostox, calcolato dalle Eurostox. Ah, ho capito. ES Oil and Gas, Eurostox Oil and Gas. Allora, noi quotiamo sempre su indici calcolati da terzi per garantire trasparenza al prodotto. Adesso lo possiamo comprare a 94,67, questo del 2012, abbiamo quella scadenza 07/12/2012, ah tra l'altro 04 fa 3 mesi scade più o meno. No, scusami, che dico 04/11/2012, ho confuso la data. 07/12/2012, adesso la barriera è a 183, lo strike a 262 e adesso lo possiamo comprare a 112,14. E il bonus che ci paga? Il bonus è 113%. Ok, vedi, essendo è quasi a una distanza del 50% la barriera, quindi ha già quasi raggiunto le sue massime potenzialità. Chiaro. Questo certificato. Non so quanto possa essere appetibile in questo momento. Vabbè, a titolo... No, chiaro, è per spiegare, no? Più rischio, la combinazione è sempre quella, più rischio, più rendimento, meno rischio, meno rendimento. Allora, senti, siamo in chiusura, penso che già dalla prossima settimana possiamo continuare a guardare un po' l'evoluzione di questi prodotti, che mi sembra piuttosto interessante. Sì, assolutamente e sì. Eventi in calendario, non so se avete già cominciato qualcosa. No, cominciamo, lasciamo che le persone, gli investitori rientrino dalle vacanze, si assestino e cominciamo da metà gennaio in poi. Allora avremo tempo di ricordarlo. Invito a venire sempre sul sito, nella sezione One Markets Event, per scoprire, tra poco metteremo online tutti gli appuntamenti di gennaio. Paolo Dallegro, Unicredit, è stato un piacere. Grazie e grazie ai telespettatori. E ricordo l'appuntamento con Focus Certificate, tornerà venerdì prossimo intorno alle 10:10. Grazie a tutti.